Bentrovati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo con il dottor Paolo Borgheresi, cardiologo responsabile dell'ambulatorio dell'ipertensione arteriosa per quanto riguarda la cardiologia. Ben ritrovato, dottore. Ci sono già tante domande che sono arrivate su questo tema che è assai delicato e che riguarda una patologia, quella dell'ipertensione arteriosa, che insomma ha varie sfaccettature. Insomma, lei sappiamo che fa anche va nelle scuole per fare la prevenzione primaria e poi ovviamente con i pazienti. Comunque, allora, intanto un nostro telespettatore ci chiede: durante una visita sul lavoro mi sono stati riscontrati valori elevati di pressione arteriosa 170-100, che cosa devo fare? Allora, questi sono valori decisamente alti, quindi 170-100 è considerato un'ipertensione di grado medio o anche più. L'ipertensione si divide in tre gradi: lieve, moderato, quindi medio, e grave. Questa, diciamo, rientra nel medio grave. E se questi valori vengono confermati, quindi la prima cosa è confermare questi valori con successive misurazioni nel breve tempo, rivolgersi al medico di famiglia, fare degli esami fondamentali prima di cominciare qualsiasi terapia, perché questi valori comunque, sebbene molto alti, permettono comunque di fare alcuni esami del sangue che poi, fatti in terapia, prenderebbero dei significati molto diversi, diventerebbero per certi versi quasi illeggibili. E se si confermano questi valori elevati, eccetera, cominciare una terapia antipertensiva, perché questi sono valori sicuramente importanti. Da che cosa, questo lo chiedo io per curiosità, da che cosa può derivare l'ipertensione? Ecco, l'ipertensione è una di quelle cose in cui ancora la nostra ignoranza è profonda per quanto riguarda le cause che la determinano. Cioè, circa nel 92-93% dei casi non sappiamo di preciso la causa che determini l'ipertensione. Si sa che è un aumento delle resistenze periferiche, però non si sa di preciso quali agenti provochino questa cosa. C'è circa un 7-8% di ipertensioni che vengono dette ipertensioni secondarie, tutto l'altro gruppo invece si chiama ipertensioni primarie, ipertensioni primitive, eccetera, o idiopatiche, in cui invece queste ipertensioni secondarie si riesce a conoscere la causa. Ci sono degli esami però molto particolari da fare, in genere sono degli esami che riguardano la funzionalità renale, che riguardano la vascolarizzazione del rene o riguardano un organo molto particolare che è il surrene, una ghiandola che secerne degli ormoni molto particolari, o le catecolamine da un lato, che dà una forma di ipertensione molto, molto particolare associata a batticuore, a dolori addominali, a sudorazioni con delle crisi di pressione molto alta, oppure questa ghiandola fa un altro tipo di ormone che è l'aldosterone, che dà invece un'ipertensione molto più diciamo così, meno a picchi, più tranquilla, però sempre con valori molto elevati. La terapia di tutte queste forme di ipertensione secondaria è quasi sempre una terapia chirurgica o comunque interventistica, ecco, con delle angioplastiche, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti. Allora, ci chiede una telespettatrice: mi sto curando la pressione arteriosa da alcuni anni, ma i miei valori sono tra i 140 e i 150 e la minima sui 90. Vanno bene? Vanno benino, diciamo. Sostanzialmente, quando si fa una terapia antipertensiva, l'obiettivo comunque è quello di riportare i valori pressori al di sotto di quello che è il cutoff di riferimento, che sono sotto ai 140 di pressione sistolica, sotto ai 90 di pressione diastolica. Questo perché si è visto che questi valori sono quelli che incidono di meno, tenendo la pressione più bassa, sul rischio cardiovascolare, perché la pressione ovviamente provoca dei danni, non provoca dei sintomi. Spesso a volte chi ha la pressione alta non ha sintomi, non sta male, a volte c'è un po' di confusione alla testa, a volte dei fischi agli orecchi, però sostanzialmente non sta male. Però il problema è che questa pressione alta nel tempo provoca dei danni a livello dei vasi arteriosi, dei grandi, dei medi, ma anche dei piccoli vasi arteriosi e degli organi. Il cuore diventa ipertrofico, il rene comincia a funzionare molto meno, l'occhio comincia a avere dei problemi nella retina, ci sono problemi a livello del circolo cerebrale, eccetera. Quindi è importante, quando si cura la pressione, arrivare a questi valori. Qui direi che forse sarebbe il caso di aggiustare un po' meglio la terapia. Ecco, allora, prendo tre farmaci per la pressione. Ci chiede un signore: ma devo prendere altre medicine per il colesterolo, la cardioaspirina, farmaci per l'ansia? È possibile ridurre il numero dei farmaci per la pressione? Questo è interessante, perché chi si cura di pressione a volte ha anche mille altre cose. Allora, sì, questo è vero. Cioè, in realtà è difficile trovare un paziente che abbia la pressione
soltanto come unico fattore di rischio. Spesse volte questi sono comunque pazienti che sono obesi, hanno una glicemia ai limiti, hanno il colesterolo, i trigliceridi, acido urico, possono aver avuto già problemi cardiovascolari, un'angina, un infarto, prendono la cardiaspirina, gli antiaggreganti, quindi prendono molti farmaci insieme e questo è certamente un problema. Prendendo 3 farmaci per la pressione, ovviamente questo è un iperteso vero, importante, serio, perché insomma una triplice terapia antipertensiva significa avere dei valori di pressione sostenuti. In questo poi caso c'è direi oltretutto. Poi c'è l'ansia. Poi ridurre i farmaci? No. Concentrarli sì. Cosa si può fare per concentrarli? Da un po' di anni, visto che le industrie farmaceutiche trovano sempre meno farmaci nuovi antipertensivi, hanno cominciato a fare delle polipill, cioè delle pillole dove all'interno ci siano 2 o 3 farmaci antipertensivi insieme, e questo può essere una cosa abbastanza vantaggiosa. È chiaro che frazionare una terapia antipertensiva concettualmente è meglio, però anche prendere un'associazione di 2 farmaci nella stessa compressa, presto ne usciranno 3 associati nella stessa compressa, eccetera, permette perlomeno con una singola pasticca, con una singola capsula, di prendere 3 farmaci, quindi insomma. È importante. Senta, lei prima accennava alle varie patologie connesse con l'ipertensione che è da tenere sotto controllo. Ecco, voi andate appunto nelle scuole a parlare, ma perché è così importante tenere sotto controllo la pressione? Quali sono i rischi? Allora, il problema è questo qui. Anche l'alimentazione? Assolutamente sì, ma ancora prima vorrei fare due piccoli conti. Allora, se noi passiamo in una strada e prendiamo i primi 100 cittadini che passano sani, o che si reputano sani, di questi 100 cittadini circa il 30%, cioè il 33% in realtà, quindi un terzo di questi cittadini ha la pressione alta. Di questo gruppo di 33 persone però solo la metà sa di averlo, l'altra metà non lo sa. Di quella metà che sa di avere la pressione, quindi siamo arrivati a 16-17, soltanto la metà la cura, perché la metà non se la cura neppure, e di quelli che se la curano soltanto la metà se la curano in maniera efficace. Quindi capisci che cioè alla fine quelli che trattano l'ipertensione, la trattano bene, sono molto pochi. Qual è il problema? Il problema è che mentre alcuni altri fattori di rischio danno dei sintomi importanti, la pressione, come dicevo prima, spesso a volte non dà dei sintomi, o comunque bisogna essere molto attenti, un po' di mal di testa. Dopo ci sono persone che hanno forte mal di testa, cefalee pulsanti, vampate di calore, ma se no, nella stragrande maggioranza dei casi, la pressione spesse volte è un riscontro occasionale. Ecco perché è necessario misurarsi la pressione, proprio perché se uno non se la misura, difficilmente riesce a sapere che valori ha. Cioè, altre persone vengono in ambulatorio e dicono: no, no, io me la misuro quando sento che ce l'ho alta. Non è così. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, senta, vorrei fare una domanda al dottore. Prego. Io sono diabetica, ho un blocco di branca sinistro e la pressione 156-78. Devo sapere se è alta o no, perché non posso prendere medicine, sono allergica. Allora guardi, il discorso è questo. Avendo il diabete, i valori normali di pressione arteriosa devono essere più bassi rispetto a quelli che sono i valori normali della popolazione generale. Quindi un soggetto diabetico dovrebbe tenere dei valori pressori intorno ai 130-80. Quindi diciamo che i suoi valori, se sono sempre questi, sono dei valori decisamente alti per essere un soggetto diabetico. Avendo poi un blocco di branca sinistra, significa che c'è sotto già un iniziale sovraccarico di lavoro del cuore, quindi quella che noi chiamiamo cardiopatia ipertensiva, cioè il cuore comincia a risentire un po' di questi valori pressori e quindi dovremmo abbassarla. Ora, il fatto che lei mi dice io sono allergica ai farmaci antipertensivi, io le dico questo: ci sono tantissimi farmaci antipertensivi, veramente tanti, ed è difficile non trovare il farmaco che non dia fastidio e che funzioni. Quindi io le consiglierei di non desistere da questo, ma insieme al suo medico di famiglia continuare a assaggiare alcune terapie. Ovviamente il nostro ambulatorio dell'ipertensione in cardiologia è sempre aperto, lo può venire alla segreteria della cardiologia e prendere un appuntamento per l'ambulatorio dell'ipertensione, che facciamo spesse volte. Peraltro noi abbiamo un progetto proprio con la diabetologia che abbiamo portato avanti per tanti anni, che si chiamava progetto Cardi, proprio per cardia, perché cardiologia e diabetologia insieme lavoravano sul paziente iperteso diabetico, perché è realmente una patologia che si associa spesse volte insieme e che va trattata. Però i suoi valori sono un po' alti, io le consiglierei di, a parte quei presidi normali, camminare, mangiare con meno sodio, eccetera, che sono ovviamente importanti, però di provare una terapia antipertensiva. Posso finire? Sì.
Senta, è tutto, loro lo legano tutta la mia ansia. Allora, l'ansia non c'è dubbio che guardi, l'ansia non c'è dubbio che è un fattore che provoca oscillazioni della pressione oppure anche rialzi abbastanza cronici della pressione, però rimane il fatto che comunque questa pressione è alta, al di là della causa che la determina, poi rimane alta, perché poi l'ansia ce l'abbiamo perché uno va dal medico a farsi misurare la pressione, ma ce l'ha nel momento che attraversa la strada, ce l'ha nel momento in cui a casa riceve una telefonata sgradevole, quindi sono molte nella giornata i momenti in cui la sua pressione oscilla. E quindi onestamente qualcosa dovremmo secondo me cercare di fare. Va bene, la ringrazio, prego. Buonasera. Grazie a lei signora. Allora, a proposito degli esami che potrebbe ad esempio fare la signora, c'è un signore che ci chiede, ci sono degli esami per sapere la causa dell'ipertensione arteriosa? Ecco, è un po' quello la che dicevamo, sì, è un po' quello che dicevamo prima, non cioè non si può sapere. Guardi, il discorso è questo, cioè quando uno scopre di essere un iperteso, la prima cosa da fare non è iniziare a prendere i farmaci. Questo è il grande errore che viene fatto, cioè si trova la pressione alta, la prima cosa si dà la pasticca. No, si trova la pressione alta e bisogna fare due cose contemporaneamente. Uno, nel giro di un tot periodo di tempo confermare questa pressione alta, perché il fatto di avere una pressione alta una volta non significa che uno è un iperteso. Cioè anch'io magari in questo momento ho la pressione più alta di quella che ho normalmente perché sono qui impegnato a parlare eccetera. Però voglio dire, la pressione è un valore che cambia costantemente nella nostra giornata, quindi trovarla alta una volta non significa nulla, quindi vanno confermati i valori alti. E l'altra cosa è fare alcuni esami, che sono degli esami, alcuni veramente banali, sono degli esami del sangue per la funzionalità renale, altri un po' più complessi, si tratta di fare magari il dosaggio della renina nel sangue, della posizione distesa in piedi, dell'aldosterone nel sangue e nelle urine, quindi esami ormonali un pochino più complessi, che però per il paziente sono soltanto un esame del sangue e delle urine, per lui dopo è il laboratorio che dovrà fare queste cose. Però prima di cominciare a trattare un iperteso, a meno che proprio non ci sia una crisi ipertensiva spaventosa a rischio di rottura di qualche vaso eccetera, che evidentemente bisogna abbassare la pressione, ma se no la prima cosa da fare non è prendere i farmaci, è fare questi accertamenti. Ecco, prima di andare in pausa la signora ha detto che tipo di, non sono allergica, ecco, che tipo di esami fate per stabilire se ci sono dei farmaci che può prendere? No, dagli esami del sangue? No, sostanzialmente non ci sono dei farmaci, cioè nessuno può dire a monte se c'è un'allergia a quel farmaco. I farmaci in genere si usano e sono dei farmaci molto ben maneggevoli, tollerate, perché sono fatti per terapie croniche eccetera. Poi ci possono essere pazienti che hanno, diciamo così, degli effetti collaterali più che una vera e propria allergia, cioè ci sono i calcio antagonisti vasodilatatori che danno edemi alle gambe, questo più in estate che d'inverno, però se presi la sera ne danno un po' meno che magari presi la mattina che ne danno un po' di più. Oppure ci sono dei farmaci che possono dare un po' tosse, come erano gli ACE inibitori. Ci sono dei farmaci, però la vera allergia a un farmaco è veramente molto rara. Bene, ci fermiamo per qualche istante, restate con noi, Linea Diretta torna tra poco per parlare di ipertensione arteriosa assieme al dottor Paolo Borgheresi.